Buongiorno ragazzi, è arrivato un pacchettino, andiamo a spacchettarlo insieme. Spero di sapere cos'è dentro, anche perché sennò questo video viene annullato all'istante. L'avete già capito dalla copertina, dovrebbero essermi arrivati i pacchetti di card ufficiali della YouTuber League. Quindi raga, dovrei esserci anch'io qua dentro e adesso abbiamo un obiettivo. Intanto aprire questo pacchetto e poi abbiamo non uno, due obiettivi: trovare tutte le carte disponibili, quindi ogni squadra voglio completarla e poi voglio trovare me stesso. Quella è la cosa più importante di tutte. E allora andiamo all'apertura. Mentre lo apro ragazzi, volevo intanto ringraziare i ragazzi di San Meme che mi hanno mandato questo prodotto e si sono occupati della realizzazione insieme alla YouTuber League. Vi lascio tra l'altro il link qua sotto in descrizione se volete acquistare anche voi queste carte raga. Potete trovare anche me, ovviamente una maglia dell'Inter e non del Verona, perché col Verona ho fatto la Summer Cup mentre con l'Inter la YouTuber League, e questa è una collezione dedicata alla YouTuber League. Però raga, chi lo sa, magari l'anno prossimo ci sarà la maglia del Verona. Vediamo ragazzi. Allora, andiamo ad aprire cercando di non farvi vedere l'indirizzo. Questa è la cosa più complicata e sperando che sia quello che io penso. Ok, un pacchetto nel pacchetto. Molto bene. Proseguiamo con l'apertura allora. Attenzione. Quanti me ne avranno mandati? Ok, sono loro. Sono loro, guardateli qua. Zanza, oh mamma mia. Ma quanti sono? Me ne è pure caduto uno. Eccoli qua. Ma che spettacolo. Allora, contiamoli un attimo. Questo per terra. Ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ok, questi sono i pacchetti ufficiali. Scusate la luce un po' sparata sopra il pacchettino. Molto carini, vedete qua dietro scritto San Meme. Ora raga, io vado a settare un'altra videocamera che metterò più o meno qua da qualche parte per farvi l'inquadratura sui pacchetti. Almeno facciamo una cosa un po' professionale. Quindi per voi passerà un secondo, per me credo un'ora, perché devo incastrare il telefono qua sopra con lo scotch. E poi parte la missione: trovare Venom e completare la collezione delle YouTuber League Card raccolta ufficiale 2023-2024. Bene, ci siamo ragazzi, ho montato la seconda inquadratura, dovreste vederla in questo momento. Scusate se di mezzo c'è il microfono, ma non ero attrezzato per questi tipi di video. Non sono ancora Federic, non faccio ancora pacco penny di carte. Questo è il primo, dovreste vedere qua davanti come è sistemato il telefono, perché fa abbastanza paura. Nel senso che è messo sopra il monitor con sotto un manga di Dragon Ball e dietro un libro che lo tiene in equilibrio. Tutto bellissimo, la scrivania spero sia abbastanza pulita. Sì, vabbè, iniziamo raga, 20 pacchetti, li mettiamo in ordine. E l'obiettivo ve lo ricordo, trovare prima la mia carta e poi completare la collezione. Vediamo come va. Ok, iniziamo, primo pacchetto ragazzi. Io cercherò di aprirlo sotto i vostri occhi. Quindi sì, vediamo un po'. Allora, qua ci sono solo le carte della YouTuber League ovviamente. Non ci sono quelle della Summer Cup, come vi ho già detto. Quindi del Verona non c'è nessuno. Attenzione, come si aprono? Con il trick tipo dobbiamo fare. Se io faccio una roba del genere... Troviamo subito Sergio Cruz, però non penso sia la carta normale, è tipo la carta MVP. Proseguiamo con il ragno di Melegnano. Regà, questa è veramente bella, guardate che particolare questa carta. Veramente, veramente bella. Andiamo avanti. Subito un mio compagno di squadra in YouTuber League, Stefano Raimondi, raga. Tanta, tanta roba. Eccolo qua, Stefano Raimondi. Alcune ve le faccio vedere anche nell'inquadratura principale, poi vabbè, speriamo che in fase di editing il mio bro riesca a sistemare tutto quanto. Continuiamo a girare. Ma cos'è sta carta? Ovunque proteggimi, San Marconi. Ma, particolare, devo dire particolare. Concludiamo con Venom. No, concludiamo con... ditemi voi cos'è ragazzi questa carta. Io non ho ben capito. Vabbè, è una carta della Juve. Ve le faccio vedere direttamente così, almeno è tutto più fluido. Partiamo con Dario, però anche qui non è la carta normale, perché è la carta MVP, ve la faccio vedere bene. Rigore parato, mi dice. Quindi... ok, quindi la mettiamo in quelle speciali. Zacchigno, e sotto vedo qualcun altro della Juve. Vedo Kinoshi, ok. Poi vedo Steve del Milan. E vedo Fuse Gamer. Qua abbiamo trovato quattro carte, raga. Tutte carte normali, ve le faccio vedere. Sono molto contento perché queste qua ci aiutano a completare la collezione. Quindi a sto punto dobbiamo andare un attimo a dividere meglio, perché abbiamo Juve, abbiamo Milan e abbiamo Napoli. A sto punto spostiamo le MVP qua e il Napoli lo mettiamo qua. Cerchiamo di fare un po' di ordine. Proseguiamo. Il fatto è che io non so quante carte ci sono per ogni squadra, quindi lo capiremo. Secondo me con 20 pacchetti c'è tanta possibilità di finirlo l'album, anche perché sono tipo 6 per ogni pacchetto. Andiamo col prossimo. Zan 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 zan. No, il primo doppione abbiamo trovato. Vabbè, i doppioni li regalo a voi, raga. I doppioni li mettiamo da qualche parte, tipo qui. Ok, lì. Un'altra carta speciale, abbiamo Lasagna, abbiamo Toselli e lui purtroppo non so chi sia, perdonatemi.
Poi troviamo un altro doppione, perché troviamo Zacchinio doppione, mettiamolo lì. Troviamo Gnabry, un mio compagno di squadra in YouTuber League con l'Inter, lo mettiamo nell'Inter. E troviamo Toselli. Ragazzi, della Juve abbiamo già Toselli, Zacchinio e Kinoshi. Di Venom non c'è l'ombra, ma mi avranno fatto la carta, spero di sì. Nuovo pacchetto aperto, andiamo! Si parte con Ragno di Melegnano. Attenzione, subito il ragno. Guardatelo qua, gasa il ragno. Il ragno gasa. E mi raccomando, guardatevi bene la Summer Cup, raga, perché il ragno gasa. E mettiamolo qua nel Milan. Un'altra carta speciale della Juve, direi, sì. Poi cosa abbiamo qua? Che bella questa. Peccato che sta partita è contro di noi. Milan-Inter, il gol al 61esimo di Marco Filadelfia. Il gol del 4-3. Tremendo, raga. Questo l'ho visto lì in campo, ero così che facevo. Oh no, abbiamo perso. Molto bella però questa carta. Poi abbiamo Mirko F del Napoli, ci mancava. E abbiamo un'altra carta MVP di Sergio Cruz. Ma io devo un attimo capire. Di Sergio Cruz abbiamo due carte MVP. Ok, questo è l'MVP normale e questo è l'MVP della community. La carta è uguale, solo che una ha lo sfondo verde. Eccole qua. Ok, vabbè, e le mettiamo in quelle speciali. Proseguiamo con un altro pacchetto che ho già aperto, raga. Giriamo. Ma dai, ancora il ragno. Un altro doppione. Poi troviamo la carta speciale della Lazio. Interessante. Le carte speciali ve le faccio vedere bene bene. Guardatela qua. Molto carina. La andiamo a mettere nelle carte speciali. Carta speciale della Roma dopo quella della Lazio. Eccola qua. Proseguiamo con Yayo. Anche contro di lui abbiamo giocato, devo dire, raga, veramente veramente forte. Meglio onorare tutta la Lazio durante la YouTuber League. Incredibile come giocano di squadra, non hanno i singoli e questa cosa li aiuta. Mettiamo la Lazio, tra l'altro la prima carta che troviamo della Lazio, quindi mettiamo qua. E poi MVP di Marco Filadelfia per i 3 gol, credo nella competizione. Ok, e di Venom non c'è ancora traccia. Tra l'altro abbiamo trovato le carte giocatori di tutti tranne che della Roma. Attenzione, nuovo pacchetto. Oh, partiamo con Fabio Di Mauro. Ok, carta MVP. Proseguiamo con i festeggiamenti della Juve. Vedo qua colpo gobbo, vedo instakeeper, vedo Pippega, vedo Campolunghi, vedo Zacchinio. Vai, parli di instakeeper, eccolo qua, ci mancava, sono molto contento. Poi troviamo Matthew, ci mancava anche Matthew, molto bene. E troviamo Nemos. Ragazzi, io fan numero uno di Nemos dal giorno zero, quando ancora non ero uno youtuber, guardavo tutti i suoi video di Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars e tutto quanto su YouTube, quindi grande Nemos, un bacino, baciamo Nemos, andiamo. Incredibile che non abbiamo ancora trovato carte della Roma, raga, pazzesco. Nuovo pacchetto, andiamo, abbiamo subito l'Italo. Con lui ho fatto una partita, mi sembra quella con la Lazio che abbiamo perso, però dettagli. E l'Italo lo mettiamo nell'Inter. Bellissima questa, la carta dei 6 capitani. Questa penso sia una delle carte più belle, raga, della collezione. Magari pure una delle più rare, guardate che bella. La carta dei 6 capitani, spettacolare. Abbiamo Gigi, abbiamo Gnabry, abbiamo Marconi, abbiamo Toselli, abbiamo Fusegamer, abbiamo Brogna. Bellissima, raga, questa. Me la metto nel portafogli. Poi magari un giorno diventerò capitano di una squadra, chi lo sa. Proseguiamo con i festeggiamenti della Roma. Molto carini. Sì, con Marconi e l'orsacchiotto della Roma, che poi è un lupo, ma va bene lo stesso. Lo mettiamo nelle carte speciali. Poi abbiamo Mirko F, che se non sbaglio abbiamo già trovato Mirko F. Sì, quindi lo mettiamo nei doppioni. E ancora sta carta di Sergio Cruz. Oh, raga, ma che è? Sergio Cruz, doppione del doppione. È il primo triplo che troviamo. Proseguiamo, altro pacchetto, secondo me siamo quasi a metà. Let's go. No, instakeeper. Ah, però questa è una carta speciale di instakeeper, quindi molto bene. Poi abbiamo DC System, non ce l'avevamo. Lui è nella Lazio, quindi lo mettiamo nella Lazio. Abbiamo Simone Berlini. Quanto è bello Simone Berlini, ragazzi, incredibile. Potevo nascere Simone Berlini. Poi abbiamo l'esultanza della Lazio. Sotto vedo qualcosa con scritto Inter. Attenzione, andiamo, andiamo, andiamo. E il gol di fratino del 3-0 contro Juve, raga, sta partita. Vi devo dire che ho rosicato tanto perché l'ho giocata anch'io. Eravamo a Torino, eravamo vicino a casa mia, ci tenevo tanto. Solamente che per passare il turno avremmo dovuto vincere, se non sbaglio, con 5 gol di scarto. Abbiamo vinto con 4 gol di scarto. Abbiamo vinto 5-1. Fratino Prime qui, anch'io ho giocato molto bene. Se non sbaglio ho fatto 1-2 assist. Tanta roba, tanta roba. Bellissima questa carta di fratino, che chiede scusa. Next pacchetto, andiamo. Gigi, l'avevo già trovato Gigi MVP? Non penso, lo mettiamo qua. Poi abbiamo una carta di Mirko Mastro 5, allenatore. Ah, ci sono anche le carte allenatore. E questa qua dove la mettiamo? Mettiamola in quelle speciali per ora. Poi abbiamo il gol di Campolunghi del 7-2 in rovesciata contro la Lazio. Regà, questa merita di essere vista bene. Guardatela qua. Mamma mia, che carta di Campolunghi. Proseguendo abbiamo i festeggiamenti della Juve con Pippega, Campolunghi e tutti gli altri. Tanta, tanta roba. E abbiamo un altro gol di Campolunghi. Cioè, nello stesso pacchetto abbiamo trovato 2 gol di Campolunghi. Vi faccio vedere anche questo qua.
carino, carino, molto bello. Poche carte giocatore, però forse zero in questo pacchetto. Proseguiamo, nuovo pacchetto, dopo contiamo quanti ne mancano. Sergio Cruz ancora, ho trovato ancora la stessa carta, raga. Ma guardate qua, ma non è possibile, ma è la quarta che trovo di Sergio Cruz. Vabbè. Poi abbiamo Shale Boom, raga, non so se ce l'avevo già Shale, fatemi vedere. No, avevo già Fuse Gamer, che è quello dopo, quindi Fuse Gamer lo mettiamo via. Abbiamo Steve, che l'avevo già trovato, e abbiamo di nuovo trovato Mirko. Cioè, su 6 allenatori ho trovato 2 volte lo stesso. Incredibile. Mirko, Mastro, 5. Doppione. Pacchetto male, questo qua. Pacchetto sbustato malissimo, vorrà dire che c'è Venom. Questo lo guardiamo al contrario. Andiamo. Prima carta. Oh! MVP Federico Marconi. Molto carina, ma non è Venom. Seconda carta, Jay Pata. Jay Pata, ragazzi, di gran lunga per me il giocatore più forte di tutta la YouTuber League, fuori categoria Jay Pata, raga. Non c'è paragone con tutti gli altri. Troppo più forte di Campolunghi, di Fratino, di tutti quanti, raga, è il più forte. Jay Pata, col fatto che aveva quasi debuttato in Serie A, è un altro livello. E poi gioca divertendosi, cioè sembra quasi che non si stia impegnando. Andiamo avanti, Venom. No, un altro allenatore però, finalmente. Abbiamo trovato Savage come allenatore. Molto molto bella la carta, guardatela qua. Andiamo a metterla quindi, niente, nelle speciali, perché abbiamo detto che non le contiamo come carte giocatore. Andiamo avanti. Abbiamo trovato Gigi, che secondo me avevo già Gigi, raga. Fatemi controllare la Lazio. No, ok, Gigi no, molto bene. Molto bene, secondo me riusciamo a completare la collezione. Troviamo il rosso. Cioè, non è il rosso, però questa è una carta del Milan dove spicca il rosso. Guardate qua. Penso siano le preparazioni pre-partita. Molto bene, abbiamo un sacco di carte speciali, comunque. Ma tante, tante, tante. Abbiamo più carte speciali che carte normali. Ma tra l'altro, raga, io non ho ancora trovato carte della Roma. No, ma aspettate. O le carte della Roma sono solo quelle speciali, perché mi sembra abbastanza strano che non ho trovato carte della Roma, Andiamo avanti. Troviamo Yayo, il gol in Inter-Lazio, contro di noi. Non bene, quindi questa cosa. Mettiamola in quelle speciali. Troviamo Super Allan, che non ce l'avevo. Troviamo Kevin Kalia, che non ce l'avevo. Kevin Kalia, no, non ce l'avevo. Troviamo Stefano Raimondi, doppione. Non potevo trovare Venom, no. E troviamo un altro Instakeeper, rigore parato, che ce l'avevamo già. Quindi li mettiamo nei doppioni. Ma fatemi capire, ma perché non ci sono carte della Roma, raga? Ma, c'è qualcosa che puzza qua sotto. L'unica che abbiamo trovato della Roma è questa qua di Marconi, praticamente. Vabbè, non importa. Andiamo avanti. Nuovo pacchetto! Andiamo! Troviamo ancora i festeggiamenti della Roma, che già avevamo. Troviamo Stramacci, della Lazio, che non avevo. Molto bene. Troviamo Super Allan, doppione. Troviamo Kevin Kalia, doppione. E troviamo Matthew, MVP. Ok, molto molto bene. Cioè, molto bene no, perché di Venom non c'è traccia. Chi è che manca della mia squadra? Manca Venom, manca Fratino, manca Insa. Raga, ne mancano, ne mancano tanti. Andiamo! Manca anche il nostro portierone. Let's go. Nuovo pacchetto, un altro doppione. Oh, parli di Fratino. Eccolo qua, Andrea Fratino, il giocatore più forte della nostra squadra. Lo andiamo a mettere qua, ve lo faccio anche vedere. Il Frati, vai. Poi troviamo Nico dei Footwork. Perché c'è un 1 qua? Non avevo visto che a fianco a ogni giocatore ci sono delle cose scritte. Tipo, vedete, qua c'è scritto un gol, lo andiamo a mettere intanto nella Juve. Mentre Fratino c'è scritto 3 gol e 4 assist. Io sarei curioso di trovare me anche per vedere cosa mi hanno scritto. Poi abbiamo trovato di nuovo la rovesciata di Campolunghi, che già avevamo, e Instakeeper, che già avevamo. Ok, allora qua stanno finendo i pacchetti, molto male, molto male. Però io sono fiducioso, raga. Andiamo, altro giro, altro pacchetto. La Lazio che fa la preparazione pre-partita. Che bella questa, raga. Questa è devastante, ve la faccio vedere. Guardatela lì. Con il Napoli in piena foga agonistica, con Chianese e Mirko F. Bellissima. Poi abbiamo Napoli-Inter, gol di Crispo del 2-1. Abbiamo Stramacci, doppione. E abbiamo Di Mauro, un gol e un assist. MVP, ok, raga, di Venom non c'è traccia. Io sono preoccupato, sono molto preoccupato, perché non esce ancora la carta di Venom. Andiamo, nuovo pacchetto. Ma dai, ma abbiamo trovato la sesta di prima. Ah, bella, però una volta va bene, due no. Poi abbiamo il gol di Rapolla in Juve-Roma. Questo l'ho visto dal vivo, perché giocavano sempre a Torino. Ha fatto un gol in rovesciata senza senso, raga, l'avrete visto anche voi. La mettiamo qui. Abbiamo Daniele Brogna, che mi mancava, molto bene. Abbiamo un'immagine dinamica del Milan, la mettiamo qua. Abbiamo l'infortunio di Elitalo. Ma non era, non si è infortunato Elitalo. Vabbè, abbiamo Elitalo. Tra l'altro qua sotto, raga, se guardate, c'è anche scritto un numerino, 44 su 150, ve lo faccio vedere da vicino. Aspettate, intanto c'è ancora Cruz, incredibile, la solita carta. Vuol dire che ci sono 150 carte in totale, non so se si vede. È interessante, interessante. Quindi potenzialmente noi potremmo trovarle tutte. Allora, 20 pacchetti, sono 6 carte a pacchetto. No, non potremmo trovarle tutte. Però almeno completare tutte le squadre, sì. Vediamo, raga, andiamo. Sono quasi finiti, quanti ne mancano? 1, 2, 3, 4, mamma mia, dov'è Venom? Dov'è Venom? Andiamo. Vola Prince! Tra l'altro, ragazzi, la cosa che fa molto ridere è che io adesso sto guardando qua il mio telefono. E il mio telefono, prima ho detto che è sorretto da due libri. Uno è un manga di Dragon Ball, quello dove Freezer viene sconfitto.
Però dietro, per tenere l'appoggio del telefono, c'è il libro di Principe, che io avevo comprato ai tempi, quando ancora non facevo questo lavoro, per scrivere la tesi dell'università, perché ho fatto la tesi sul mondo degli e-sport. Grazie Prince, mio idolo da sempre. Tra l'altro il primo giocatore della Roma, questa cosa è assurda raga, ma com'è possibile che il primo giocatore della Roma, e abbiamo quasi finito i pacchetti. Poi abbiamo il Napoli che l'alza al cielo, molto bene, abbiamo di nuovo questa carta bellissima che però è doppiona. Abbiamo lo zoccolo duro, mamma mia che forte lui che è. E abbiamo ancora Sergio Cruz, io non ne posso più. Sergio Cruz, ti voglio bene però basta apparirmi. Attenzione, Venom non è ancora uscito, non c'è traccia, gli ultimi tre li facciamo così al contrario. Prima carta, niente, MVP, doppione. Seconda carta, Bucci. Carino Bucci. Dopo andiamo anche a contare di ogni squadra quanti abbiamo trovati. Della Roma, ve lo dico già, uno. Giriamo. Foto di squadra, che però non è una foto di squadra. In questa foto c'ero anch'io, raga. Ero esattamente qua dietro. Mi hanno tagliato dall'inquadratura. Ve la faccio vedere bene. Vabbè, doveva andare così. Andiamo. Un altro gol di Campolunghi. Non mi ricordo se l'abbiamo già trovata. Nel dubbio la mettiamo qua. E ultima, Lollo. Due gol. Sapete che non l'ho mai visto giocare Lollo. O forse ha giocato pure contro di noi. Ha fatto gol contro di noi. Me lo sono perso. Allora io voglio un attimo aprire e sbirciare se c'è qualcosina dell'Inter. Aspettate, non ve lo faccio vedere. Non lo so. Non lo so se c'è qualcosina dell'Inter. Andiamo. Gigi, ovviamente, doppione. Stramacci, doppione. La maschera. La maschera non ce l'abbiamo. Ma com'è possibile? Ho trovato ancora una volta Mirko Mastro 5 e ancora Sciale, raga. Ultimo pacchetto. Prima di aprire l'ultimo pacchetto facciamo un attimo un conteggio. La del Napoli ne abbiamo trovati 5. Tanta roba. Abbiamo trovato Super Allan, Sciale, Matthew, Mirko e Fius. Ok. Del Milan ne abbiamo trovati tantissimi perché abbiamo trovato Steve, Bucci, Zoccolo Duro, Brogna, Calia, Berlini e Ragnar. Ma anche il rosso tra l'altro ne abbiamo trovati 7. Della Lazio abbiamo trovato Lollo, Stramacci, Gigi, J-Pata, DC System, Nemos e Iaio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anche per quanto riguarda la Lazio. Dell'Inter, la mia squadra, abbiamo trovato Fratino, Elitalo, Gnabry e Raimondi, solamente 4. Della Juve invece abbiamo trovato La Maschera, Nico, Instakeeper, Kinoshi, Zacchigno e Toselli, ne abbiamo trovati 6. Della Roma solamente Principe, ma manca un pacchetto. Il pacchetto finale! Andiamo, let's go schi ragazzi, andiamo ad aprirlo. Distruggiamo l'ultimo pacchetto, crediamoci. Ok, al contrario, sì, io ho visto la prima già. La prima è dell'Inter ma non sono io, quindi già sono ridotte le possibilità. E facciamo, dai, la prima che sappiamo già chi è, cioè io so chi è, la facciamo così. La prima carta è Pierino, ci mancava quindi molto bene. Una sopra, una sotto, andiamo. Giriamo. Ah, niente, Dario, rigore parato, ce l'abbiamo già. Proseguiamo da sotto. Andiamo. Patrizio Chianese, che però ci mancava, però era un pacchetto fortunato. Due carte per il nostro destino. Andiamo. Simone Berlini, ce l'abbiamo già, eccolo qua. Ultima carta. Quali sono le speranze, raga? Abbiamo aperto fin qui 20 pacchetti, ognuno dentro ha 5 carte se non sbaglio. Quindi abbiamo aperto 100 carte, anzi 99, questa è la centesima. E allora 3, 2, 1, attenzione dell'Inter! Non è vero, ma cosa vuol dire? All'ultimo pacchetto, all'ultima figurina ho trovato Venom. Ma quanto sono bello. Vieni qua Venom. Vieni qua Venom. Vieni qua. Oh, ma com'è che ho fatto 0 gol e 0 assist? Cioè 0 gol me lo ricordavo, però speravo di aver fatto almeno un assist. No, comunque raga, mi sento colpevole, devo svelarvi la verità. Non mi sono trovato neanche nell'ultimo pacchetto. Guardate qua. Questa era la carta che c'era dentro. L'ho aperto, ho inserito dentro Venom e volevo farvi questo scherzetto. Questa carta di Venom me l'ha regalata uno di voi alla Summer Cup. Infatti ti voglio ringraziare, ti voglio molto bene, sia perché almeno l'ho potuta inserire in questo video. Guardatela qua, quanto è bella. E sia perché da quel giorno c'erano nel portafogli come portafortuna e mi ricorda una bellissima esperienza che ho fatto con l'Inter. Adesso ho vesto la maglia del Verona, però raga, vedremo cosa succederà. Sapete che ci sono tanti cambiamenti, tante cose che si muovono dentro la YouTuber League, dentro la Summer Cup. Quindi questa è la mia carta, raga. Purtroppo non l'ho trovata, però devo dirvi che sono abbastanza soddisfatto. Speravo di trovare qualcosina in più. Della Roma solamente un giocatore, ma l'importante è che abbiamo la carta di Venom. Avendola trovata o con un regalo, ce l'abbiamo. Questo è l'importante. Forza YouTuber League, forza Federico Marconi, hai fatto un lavoro incredibile. Anche quest'anno con le card vi siete superati. Grazie ancora anche a Sam Meme che mi ha inviato questi prodotti. Vi ricordo, link in descrizione, se volete acquistare anche voi. Mi raccomando raga, se trovate la carta di Venom mandatemela da qualche parte, o se ci becchiamo in giro da qualche parte ce l'avete dietro, magari non lo so, ve la firmo, ci facciamo una foto insieme con la carta. Ciao raga, Venom!